Viola attesa dalla trasferta di Crotone prima di andare a pianificare quella che è la stagione ventura e soprattutto un futuro per la Fiorentina sul piatto. Innanzitutto la panchina con l'allenatore nel mirino, da capire se Gattuso è del tutto sfumato, seppure prenderanno piede quelle che sono le panchine estere. Giornata di incontri in sede, molti procuratori sono passati dal centro sportivo, si parlerà ovviamente di quelli che sono i rinnovi e di quelli che sono le cessioni, soprattutto in virtù di un Vlahovic, di un Ribéry e di un Pezzella, di questo si è parlato in questa giornata. Tutto questo a poche ore ovviamente dal ritorno di Commisso in America, Commisso che però nel frattempo mette mattone su mattone quella che è naturalmente la struttura del Viola Park, aspettando quello che è il ricorso d'Italia Nostra. Parleremo di tutto questo partendo dalla mia sinistra, ringrazio e saluto Fabio Incatasciato. Salve a tutti, buonasera e buontrovati. Grazie a Fabio Ferri, ben trovato. Saluto a tutti voi. Grazie. A destra, Michele Pierguidi, presidente del quartiere 2 del calcio storico fiorentino. Ciao Michele, e grazie al nostro Giacomo Guerrini. Buonasera Lucia, buonasera a tutti. E allora, copertina, questa volta non di Fabio Ferri perché abbiamo il privilegio di averlo in studio, ma di Leonardo Pini. La parola fine alla stagione 2020-21 della Fiorentina sta per arrivare. Il presidente Commisso, ancora a Firenze, ha visitato ieri il cantiere del Viola Park, augurandosi che i lavori possano terminare entro settembre 2022. Non ci sono stati annunci dal punto di vista sportivo, segno che il filo dell'Arianna che guiderà la Fiorentina verso la prossima stagione deve essere ancora sciolto. Quel labirinto che è la programmazione dell'anno nuovo, programmazione che il presidente ha detto esserci stata, si snoda su alcuni punti chiave per ripartire con l'ambizione di restare permanentemente nella parte sinistra della classifica e andare anche più in alto. Da chi affiancherà Pradè, passando per l'allenatore, arrivando al rinnovo di Vlahovic. Per affiancare il DS romano, grandemente criticato, i nomi sono principalmente due, quello di Goretti del Perugia e una reunion con il fidato Masià. Il presidente anche ieri si è detto convinto di voler tenere e rinnovare Dusan Vlahovic. Quanto grande sia questa voglia si vedrà al momento che la Fiorentina formalizzerà un'offerta per il numero 9 Viola. Il nativo di Belgrado è merce rara nel panorama mondiale e l'investimento dovrà essere proporzionato al valore di un giocatore che con i suoi 21 gol ha salvato l'annata della Fiorentina. La questione più spinosa, perché quella più intricata, rimane l'allenatore. Gattuso sembra allontanarsi, i nomi più probabili in questo momento portano a due ex Roma, Paolo Fonseca e Rudy Garcia. Allenatori dal sapore europeo che in Italia hanno alternato momenti e stagioni esaltanti ad altri ben più complicati. Sempre presente anche quello di Ivan Juric, seguito nelle ultime ore anche dal Torino. Quando verrà fatto il primo annuncio, si capirà verso quale direzione sta andando la Fiorentina, se il filo di Arianna è stato sciolto o se ancora dovremmo vagare all'interno di un labirinto senza una meta da raggiungere. E grazie anche a Marco Ligresci, impostazione Touch Social e News. Ciao Marco. Ciao Lucia, buonasera a tutti, ben ritrovati anche agli amici a casa. Ricordiamo i nostri contatti 342-1971-871 per SMS e WhatsApp. Siamo anche in diretta streaming su fiorentinanews.com. Seguiamo ovviamente il live della finale di Coppa Italia, gara tra Juventus e Atalanta, risultato ancora fermo sullo 0-0, gara piacevole, da segnalare però la presenza dei tifosi, circa 4.000 i fortunati che stanno assistendo alla gara al Mapei Stadium, e quindi vi teniamo aggiornati sul risultato. Ebbene sì Michele, una serata insomma davvero speciale per il calcio italiano, perché si ricomincia, no? Proprio con la finale di Coppa Italia, con il pubblico negli stadi tanto atteso. Tra l'altro è stato spostato anche il coprifuoco da parte di Speranza, che ha concesso le ore 24 per il rientro a casa. Sì, una bella notizia, perché siamo un po' tutti stanchi delle partite senza pubblico, quindi speriamo che possa essere l'inizio per ritornare sempre di più. Oggi 4.000, speriamo che quando ricomincerà la prossima stagione si possa andare anche in di più. Anche perché insomma sappiamo che agli europei sarà concesso anche lì il pubblico, e quindi naturalmente questo fa da inizio di un nuovo ciclo, ci auguriamo. Giacomo Guerrini, ti chiedo per chi tifi stasera. Ovviamente si c'è stato un po' di dibattito, no? Anche a Firenze su questo. No, credo ci possa essere dibattito, quando c'è la Juve si tifa contro, cioè, almeno questo lasciatecelo a Firenze, almeno questo, visto che non c'è rimasto altro, almeno potete fare contro la Juve, quindi stasera si tifa per l'Atalanta senza se e senza ma.
Fabio Incasasciato, Fiorentina che si appresta alla conclusione del campionato, ci poniamo diciamo un obiettivo ancora ultimo per quanto riguarda questo campionato, e cioè arrivare perlomeno e superare questa soglia dei 40 punti per comunque andare ad onorare un campionato che purtroppo ha detto molte cose non proprio positive per quello che è stato diciamo l'annata della Fiorentina. Il campionato è ormai ha detto tutto quello che poteva dire. Io starei anche molto attento a andare a fare differenze fra arrivare undicesimi con 42 punti o tredicesimi con 39 o 40. Insomma, la Fiorentina, scolpiamolo bene, quando fa meno di 50 punti è un'annata che è andata male, insomma, in qualche modo. Poi poteva andare peggio, figuriamoci. Però siamo contenti dell'ultimo mese perché ci siamo salvati, però insomma... le cose che abbiamo detto, che ci siamo raccontati durante tutta la stagione, restano. Mi farebbe piacere che Vlahovic potesse aumentare un po' il bottino, e probabilmente lo potrebbe fare, e non ho la speranza di vedere nessuno dei giocatori che hanno giocato poco, perché comunque in quella partita non avremmo un test probante per nessuno. Chiudiamola, le ultime partite della Fiorentina ci raccontano sempre un po' poi come potrebbe essere l'anno successivo, anche se non ci sarà questo allenatore, se diversi giocatori saranno diversi, però insomma finire bene ci lascia in qualche modo un po' con la bocca un po' più dolce. Resta il fatto che quello che abbiamo visto è quello, quindi questa è una squadra che deve cambiare tanto e deve tornare a riprogrammare una stagione importante, sapendo che il calcio, che vediamo stasera, con questa finale e con questa sfida all'ultimo sangue per entrare in Champions League, è diventato più difficile. Cioè oggi, dopo una stagione sbagliata, tornare a lottare per l'Europa, magari poi avremo modo di parlarne durante la serata, certo, è tornato molto più maledettamente difficile. Fabio, quello che ci ha detto il campionato, ci aspettavamo di insomma divulgarlo nell'ultima giornata, perché ci si attendeva sia la, diciamo, la lotta alla zona, diciamo, alla salvezza, alla zona retrocessione, mentre già ieri è uscito il primo verdetto, no, con il Benevento che è diventato diciamo tra le tre che lasceranno la Serie A. E invece si gioca, come diceva appunto Fabio Incasasciato, ci si giocherà il tutto e per tutto nell'ultima giornata per quanto riguarda la Champions. Proprio così, fra l'altro, insomma, è rimasta l'unico motivo di interesse di questo campionato ormai, che insomma noi tifosi della Fiorentina abbiamo sicuramente sofferto. No, mi interessava molto quanto diceva Fabio Incasasciato, che ha fatto riferimento, penso, alle parole di Commisso quando diceva 12, 13, sì, piuttosto che 14. Anch'io ieri, ascoltando appunto le parole del presidente, sono rimasto un po' così basito di fronte a questa tensione per delle posizioni che non sono nobili, non concedono niente, non ti portano in una competizione europea. Allo stesso tempo, appunto, non è la 18ª posizione a cui faceva riferimento Commisso, però l'ho vista molto come mentalità americana, no? Di chi non capisce neanche, con tutto il rispetto, benissimo poi le dinamiche del calcio italiano. Ecco, parole che sono arrivate ovviamente da quella che è stata la presentazione alla stampa nella giornata di ieri ed oggi invece per quanto riguarda la squadra femminile e le giovanili con la primavera al Viola Park. Michele Pierguidi, sicuramente tanto di cappello per tutto quello che sta realizzando Rocco Commisso a Bagnaripoli con il centro sportivo, e ricordiamolo sarà dei più grandi non soltanto in Italia ma anche in Europa, quindi ovviamente se da una parte ci sono tante polemiche per una situazione tecnico-tattica, cioè ovviamente di campo, dall'altra parte non si può che elogiare, no? Non c'è dubbio, il presidente Commisso ha fatto una cosa che se ne parlava da 50 anni, da Santa Brigida con i Pontello, si parlava del centro sportivo, l'azionariato popolare, le obbligazioni, poi siamo passati al vino delle colline, il violone, insomma, Rocco Commisso in poco tempo ha preso i terreni a Bagnaripoli, bravo anche il sindaco di Bagnaripoli Francesco Casini, e sta facendo il Viola Park, un centro sportivo che sarà molto bello e sarà molto importante per la Fiorentina. Per questo Commisso entrerà nella storia della Fiorentina, perché fa un'opera e lascia qualcosa alla squadra del Viola che non ha mai avuto. Quindi un centro sportivo suo dove far crescere
i ragazzi, dove far giocare, dove far vedere ai ragazzi anche i giocatori della prima squadra. Credo che possa fare veramente il primo, dove tutte, diciamo, le componenti di una società, di una squadra, quindi dalla prima squadra, quindi quella maschile alla femminile, alle giovanili, tutti insieme. Credo quindi che possa fare veramente un gran bene alla Fiorentina, su questo non ci piove, e di questo l'intraprendenza e le potenzialità economiche di Rocco Commisso sono state importanti. E allora riassumiamo però, insieme alla rubrica di Giacomo Guerrini, quella che è stata un po' la settimana con i suoi buoni e cattivi, vero Giacomo? Vai, aspetto la lavagna perché come sempre mi mando. Non te li ricordi già? Allora, buoni, vabbè, chiaramente questo è un po' il bilancio della stagione, quindi certo, l'unico calciatore che merita di stare da questa parte è Vlahovic, l'abbiamo detto, è cresciuto in maniera esponenziale e che con le sue reti ha salvato una squadra che altrimenti avrebbe fatto molta molta fatica a restare in Serie A. Gli altri due buoni sono i due tecnici, secondo me, Prandelli e Iachini, perché sono due allenatori che in questo anno, diciamo, abbastanza complicato hanno contribuito tutti e due alla salvezza della Fiorentina. Io trovo bizzarro pensare che Iachini meriti una statua a cavallo, perché quando è subentrato a Prandelli, che si è dimesso dopo una partita giocata alla grande contro il Milan, ha ereditato una squadra, aveva 7 punti di vantaggio sulla terz'ultima e 6 sulla quart'ultima. Si è notata, no, Giacomo, un po' questa non dare comunque a Prandelli, sì, ma, il giusto allora, questo, merito allora, anche il suo, punto, no? Il problema è che questa squadra non è una squadra che, cioè il Cagliari l'ha preso Semplici, era 10 punti lontano dalla salvezza e si è salvato, quindi evidentemente Semplici ha dato qualcosa a questa squadra. Quello che possiamo dire a una giornata dalla fine è che né Prandelli né Iachini hanno aggiunto qualcosa, perché quando è arrivato Prandelli noi speravamo che la Fiorentina, che era una squadra abbastanza deludente, potesse decollare, e non è successo. E quando è arrivato Iachini la Fiorentina ha continuato esattamente sulla falsariga con la quale aveva giocato fino ad allora. Prandelli ha avuto il merito, la Fiorentina e Prandelli ha avuto il merito di non sbagliare, a parte la prima partita col Benevento, gli appuntamenti decisivi, ha vinto col Cagliari, ha vinto, sì, col Crotone, ha vinto bene a Benevento, ha pareggiato a Torino col Torino in 9, con meritava di vincere, e poi c'è stata la vittoria clamorosa a Torino la Juve. Quindi questo dire che Iachini è arrivato a 10 giornate fine ha trovato una situazione disastrosa, oggettivamente è una fake news, visto che va tanto di moda. E siccome a me di questa Fiorentina non me ne frega nulla, perché non c'è niente da tifoso e salverei, ecco, Prandelli invece è uno che fa parte della mia storia e quindi credo che meriti rispetto. Di tutta sta roba qua, della storia fiorentina non resterà niente. Cesare Prandelli resta, quindi io credo che quantomeno si debba il rispetto. E chi ha dipinto Prandelli un allenatore che ci avrebbe condotto in Serie B ha tutti contribuito a realizzare una fake news, perché Prandelli è venuto a Firenze perché è l'unico allenatore che veniva per 6 mesi, che non ha chiesto nulla, che tra si è messo in gioco. Se non è sbagliata la cosa, credo abbia lasciato anche dei soldi. Che ha preso Vlahovic e l'ha fatto giocare e che ha fatto quello che poteva fare con una squadra che da 3 anni a questa parte fa un punto a partita, chiunque l'alleni. Questo, Michele, quindi vedevo che scuotevi anche su. No, sono d'accordo con quello che dice Guerrini, lo sottoscrivo in pieno. Non sono d'accordo che l'annata è stata totalmente fallimentare, perché io sono un provinciale, andavo allo stadio negli anni 70 e l'urlo, negli anni 70, metà degli anni 70, l'urlo era resteremo in Serie A. E quando si batteva la Juve si godeva tanto. Ecco, quest'anno sono ritornato bambino, per me non è stata un'annata da buttare totalmente. 4 punti potevano essere 6, e allora era un'annata straordinaria. Certo, e allora era un'annata straordinaria. Certamente è un discorso da provinciale, ma lasciate. Oh, di qualcosa si bisognerà. Infatti, 3-0 noi ci ha dato una grande soddisfazione. Purtroppo, in un'annata così. Non c'è dubbio. Insomma. Poi sottoscrivo quello che hai detto su Prandelli e anche quello che hai detto su Iachini. È giusto mettere dalla parte dei buoni, perché sono tutte e due amanti della Fiorentina. Prandelli è venuto soltanto perché era la Fiorentina, se no non sarebbe venuto. Ha fatto una scelta su Vlahovic rischiosa, ma che poi ha pagato dividendi straordinari, quindi secondo me sono due non così da mettere rischiosa, però non aveva tanta scelta, no, rischiosa, dire. Perché prima alternava, però Cotrone poi è andato via, Iachini, ma era andato via con Prandelli.
Iachini alternava Quame, Cutrone e Vlahovic. Sì, sì, no, ma sicuramente, però non si può dire che è una scelta coraggiosa nel momento in cui non è che ha scelto di mettere Vlahovic. Gol della Juve, scusate. Di... ha fatto andare via Cutrone. Iachini è partito un Quame titolare. Segna la Juventus al trentesimo. Alla mezz'ora Kulusevski. Diciamo una scelta azzeccata, via. Diciamo secondo me era più coraggioso far giocare Quame all'inizio, però insomma. Gol di, scusami, ma Kulusevski, bene. È quasi un ex, no? Perché Kulusevski era dell'Atalanta, anche se c'è mai ha avuto gesti non simpatici. Se non erro, assist di Quadrado o qualcosa del genere, giusto Marco? Sì, c'è stato questo fallo, intervento però, un po' che stanno protestando, sì, prima del... Sì, nell'azione del gol. E poi sì, no, batti e ribatti, la falla era... Sì, è l'azione del gol. Era rocambolato sui piedi di Kulusevski, tiro a giro sul secondo palo. Bello, molto bello, sì. Quindi si porta avanti la Juventus con un gol di Kulusevski. E Fabio, finisci pure, volevate... No, vabbè, ma cioè, nel senso, penso sia tutti d'accordo nel dire che tutti e tre gli attaccanti erano attaccanti che non partivano come... Però se c'è qualcuno, con una gerarchia, come dice Michele, che definita, ha preso una decisione nel, diciamo, nel trio del quale facevano parte appunto, certo, gli attaccanti, con lui ha Prandelli, deciso che Vlahovic doveva essere titolare. Tanto diciamo che con Prandelli è stata presa una scelta che io ho criticato ai tempi e che forse è stata vincente, quella di non prendere a gennaio un attaccante che potesse mettere in difficoltà Vlahovic, perché se preso Kokorin che Kokorin poteva fare la seconda punta, cioè certo, fino a dicembre si diceva di prendere Pavoletti, di prendere Caicedo, sì. Invece lì poi è stato scelto di puntare totalmente su questo calciatore. Sì, o forse gli altri non sono venuti e si è fatto una scelta diversa. Non lo so, però insomma, comunque sia... non è... Sì, va bene per i gol che ha segnato Vlahovic, poi però a noi ci è mancato un altro attaccante durante l'anno, cioè, perché comunque Vlahovic è un attaccante, se gioca un altro attaccante forte... Se non poi esplodeva Vlahovic, c'è da dire che Kwame è stato veramente molto molto deludente. Molto. E però guardiamo le delusioni, ha espresso, no? Parole belle su, sì, di lui proprio Beppe Iachini, nell'ultima intervista. Ha detto, sì. Anche Bonaventura l'aveva messo... Il giocatore è uscito da un infortunio, certo. Giacomo, ma le delusioni quali sono? I cattivi? Allora, rivediamo. A Biraghi, non per come gioca, ma per come parla, perché appunto le parole avute per Prandelli, secondo me, sono inqualificabili. Quindi solo per questo va tra i cattivi. Cioè bisogna anche sapere... Esprimerci. No, bisogna anche sapere, come dire... torno a ribadire, se Prandelli avesse lasciato la Fiorentina 10 punti alla zona retrocessione, ma eravamo terrorizzati, aveva 7 punti di vantaggio sul Cagliari, allora semplice, che giocatore ha trovato a Cagliari? Cioè mi domando, no? Cioè, era una squadra che comunque col Milan, che sta per andare in Champions League, aveva giocato una grande gara. Ma secondo te, Giamo, se faccio una domanda precisa, perché si puntualizza proprio su questo tasto? Perché si è detto tante volte il fatto che la squadra è stata trovata in condizioni. Io non lo so, il presidente ha detto che se non avesse mandato via se non avesse mandato via Iachini, non avremmo fatto questa fatica a salvarci. La storia ci dice non è così, perché la Fiorentina è questa roba qua. E io sono atterrito, perché se si pensa che il problema della Fiorentina quest'anno sia stato Prandelli, secondo me siamo molto fuori dal bersaglio, però magari... Spero di sbagliarmi, e che invece sia solo un problema ai Prandelli. Lui è tornato ai suoi olivi, non c'è più problema, e quindi a questo punto possiamo correre verso l'Europa. Giacomo, scusami, c'è una domanda proprio precisa per te a proposito di Prandelli. Ci scrive questo ascoltatore. Per Guerrini, come fai a difendere i Prandelli? Le medie punti parlano da sole, Prandelli 0,99, Iachini 1,4, il resto sono chiacchiere. No, allora, Iachini ha fatto 1,4 se si mette le partite anche dell'anno scorso. Quest'anno Prandelli, se non sbaglio, ha fatto 19 punti in 19 partite e 21 punti in 21 partite, e Iachini, se non sbaglio, 18 in 16. E comunque c'è 0,99 e 0,4. Stiamo parlando di nulla, cioè, capito? Però... Non è che si sta parlando di un allenatore che ha fatto 3 punti, 2 certo, punti a un punto. Siamo a un punto, cioè l'1,4 che dice commesso, sì, è il frutto, scusami Fabio, del campionato scorso e di una serie di partite. La Fiorentina ha vinto nel campionato del Covid, è ripreso dopo 4 mesi di fila di nulla, e sono le ultime partite in cui si giocava, perché bisognava giocare, quando il Torino è venuto a Firenze e il campionato era finito, quando il Bologna è venuto a Firenze e il campionato era finito. Quindi voglio dire, bravo Iachini, bravo Prandelli, ci siamo salvati, ma insomma questa cosa delle medie mi sembra veramente... Che si equivalgano abbastanza. Esatto. Andiamo... La Fiorentina ha 38 punti, Prandelli l'ha allenata per 21 partite, ha fatto 21 punti, cioè non è che ce n'ha 50, ce n'ha
38, quindi, poi, siamo lì. Una matematica, non ero bravo, ma insomma, ma, mi sembra. Una, quindi Biraghi, the first one dei cattivi, giusto? E poi Pezzella. Pezzella perché è il capitano di questo gruppo di calciatori, cioè un gruppo di calciatori che dicono per bocca di uno di loro che ha 10 giornate alla fine con 7 punti di vantaggio e giocavano terrorizzati. Allora io mi domando veramente di cosa si sta parlando. Quindi Pezzella è il capitano di un gruppo di giocatori che a mio avviso si è rivelato inadeguato a giocare un campionato all'altezza delle tradizioni di Firenze, che non vince il campionato, certo, ma non lotta generalmente per non retrocedere. Assolutamente, andiamo avanti con l'ultimo dei cattivi. È il povero Kwame. E l'ultimo è Kwame, perché poi l'abbiamo detto, insomma, è la delusione più grande di questa, sì, rosa, perché sì, è tra l'altro il giocatore, uno dei giocatori è stato pagato di più. Sì. E che oggettivamente quando è stato chiamato preso in causa, con grandi aspettative. No, ma poi più che altro è poi che c'entra, per carità, però è anche l'atteggiamento, cioè questa allegria con cui non fornisce nessun contributo, insomma, un po' indispettisce, no? Sembra quasi sicuramente invece non è così, però insomma, la sensazione. Fabio, molto lontano dai Fast, se vuoi, di Genoa, no? Di quando giocava. Sì, ora era. Tra l'altro ce l'aveva anche Prandelli all'epoca. Infatti con Prandelli non fece male. Ci fece gol a noi. Sì. Metri, tra l'altro, quei tre mesi, sì, fece gol a noi quando c'era Andrea Azzoli. È un giocatore che appare incomprensibile, nel senso proprio tecnicamente non si riesce a capire come potesse coniugare questa velocità con il fatto di giocare davanti, ecco, che sbaglia passaggi, stop. Io credo sia un giocatore da prendere, da sostanzialmente riprogrammare in qualche modo, facendogli una buona preparazione e mettendolo in una squadra che ha un calcio offensivo. La Fiorentina in questi anni non ce l'ha più avuto, sono una squadra che gioca solo in contropiede, si affida molto al suo centravanti. Kwame non è un giocatore né da mandare via né a cui rinuncerei, ecco, è un giocatore da vedere per bene in tutto un altro contesto, che non è questo qui. Marco, tra l'altro si parlava di numeri, tu hai fatto una schermata giusto prima di andare in pubblicità, inerentemente proprio alla lotta salvezza, no? Sì, ovviamente siamo giunti al termine della stagione, quindi qual è il momento migliore per tirare un po' le fila della situazione? Come dicevamo, appunto, non esaltante la stagione della Fiorentina. Fiorentina che ha conquistato la salvezza appena una settimana fa con il punto conquistato a Cagliari e quindi appunto lo 0-0 che ha mandato via i fantasmi della Serie B per la Fiorentina. Serie B a cui invece è stato condannato ieri il Benevento al netto del risultato appunto della partita tra Lazio e Torino, terminata anch'essa per 0-0, che quindi condanna i campani alla serie cadetta. Ovviamente però il rischio della Serie B è stato concreto durante l'arco dell'annata della Fiorentina e quindi ho voluto comparare l'andamento della classifica sia del Benevento che della Fiorentina durante l'arco dell'annata, come vediamo in questa schermata. E qui si evince chiaramente, ovviamente il Benevento è la linea rossa, la Fiorentina quella viola. Per una buona parte di stagione il Benevento è stato sopra. Quando pesce il filotto di 10, esatto, gare. Ovviamente la retrocessione è frutto di un girone di ritorno ben al di sotto appunto delle aspettative del girone d'andata in cui gli uomini di Pippo Inzaghi avevano, insomma, conquistato importanti risultati sul campo, però vediamo appunto nella parte comunque centrale del campionato il Benevento era ben al di sopra della Fiorentina, e mentre la Fiorentina ha navigato per gran parte, insomma, tra il dodicesimo e il quindicesimo posto, sì, salvo poi appunto dividersi come vediamo nella parte finale. E quindi la domanda che pongo io agli amici a casa e anche a voi in studio: avete avuto paura delle Serie B oppure è giusto che il Benevento appunto sia stato condannato a questo verdetto? Fabio, vuoi rispondere? Ma io personalmente devo essere sincero, non ho mai avuto la sensazione che questa squadra potesse essere. Perché sei giovane. Però guarda, è la giusta battuta, perché mi veniva fatto notare da chi ha seguito più anni di Fiorentina rispetto a me che insomma c'era stata la storica stagione di Effenberg, certo, di una Fiorentina una squadra che sembrava partita con tutte altre premesse. Fortissima. E che invece poi diventò drammatica. Quindi probabilmente sì, ha ragione anche un po' Giacomo nel dire che ho una memoria, ho un database ridotto. No, è nel senso che noi abbiamo visto delle cose vissuto, certo, che diciamo nella storia recente per fortuna non si sono viste. Lì ci vollero anche mandare
mandare anche in B, ci fu quell'episodio della nazionale fischiata, insomma, Fabio, tu che sei la memoria storica, no, fu un'annata dove la Fiorentina si autodemolì con quest'uscita dei Cecchigori, però ha ragione Michele, perché non ho mai visto una quantità di fattori esterni entrare contro in qualche modo. Non ultimo un fatto, ricordiamo. La squadra era forte. La difesa un po' vecchia, po' rabberciata, insomma, dietro, però da in su era una squadra formidabile. C'era un aspetto che bisogna ricordarselo, ora poi ne parliamo con Giacomo. Pareggio dell'Atalanta. L'Atalanta con gran botta di Malinowski dal limite dell'area, un gran sinistro, Buffon. Quindi 1-1 gara. Non ha potuto fare. Quell'anno lì, quest'anno ci siamo salvati a 36 punti. Va bene, che è una cifra ridicola in qualche modo. Poi si pensava ancora in Benevento, ma così è andato. Quell'anno lì è come se oggi, ora c'erano 38 partite, c'erano 34 partite, non 38, non c'erano 3 punti, c'erano 2, è come se quest'anno avremmo dovuto farne 45. E noi andammo giù perché il Brescia, ci giocavano Sabò e Agi, e nell'Udinese ci giocava Balbo, il livello era altissimo. Un biscottone Roma-Udinese. Si fece anche punti lì, non ci fu Iachini, arrivarono alla fine Giancarlo e Luciano, che sono Chiarugi, i nostri più grandi amici e fratelli, Chiarugi e Antonioni, e fecero il possibile, però bisognava vincere tutte, insomma, e le altre squadre erano forti. Quindi fu anche obiettivamente una condizione sfortunatissima. Siamo sia Antonioni che Chiarugi, spesso ci guardano e quindi li salutiamo con affetto. Andiamo in pubblicità, chiediamo scusa alla regia per il poco di ritardo che abbiamo fatto. Tra poco non cambiate canale, un collegamento importante, parleremo di mercato. Frizzanz, libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Frizzanz, professionisti contro le zanzare. Ristorante Pizzeria Tortuga, pesce e pizza napoletana verace in un locale accogliente ed elegante. Nella città famosa per la carne, noi offriamo il miglior pesce. Ricerca della materia prima con pesce fresco di giornata, ampia scelta di vini e birre artigianali. 31 anni di storia e tradizione. Siamo aperti dal martedì alla domenica in via del Ponte alle Mosse 195 Rosso a Firenze. Gradita la prenotazione. Vi aspettiamo. La nuova Italia Impianti, gli esperti del clima. Super bonus ed eco bonus, chiavi in mano. Contattaci e affidaci la tua ristrutturazione. Pensiamo a tutto noi. Ci occuperemo del percorso e delle pratiche per ottenere le agevolazioni previste per il super bonus 110%, sisma bonus e detrazione 65% e 50%. Con noi niente più grattacapi o documenti mancanti. La nuova Italia Impianti, assistenza completa su impianti di riscaldamento, condizionatori, idraulici. Chianti Mutua è il sistema mutualistico di Chianti Banca che da 13 anni opera al servizio dei propri associati in ambito sanitario, sociale ed educativo. Da oggi offre anche un innovativo servizio di prenotazione online, semplice e immediato, che garantisce un rimborso del 50% sulle prestazioni sanitarie. Con Chianti Mutua, prenotare una prestazione è semplice e veloce, ed oggi è ancora più facile e conveniente. Chianti Mutua, il welfare di Chianti Banca. Quest'anno fai come me, devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio Lapira di Prato, che gestisce dal 1984 i servizi di mensa e dormitorio per le persone povere. Devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio Lapira. Puoi trasformare la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà concreta. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni.
Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Eccoci in diretta con Casa Viola alle 21.47 nei nostri studi di Toscana TV. Stiamo seguendo il live della finale di Coppa Italia 1-1 tra Atalanta e Juventus, quindi capiremo ovviamente nel corso della partita chi si aggiudicherà appunto questa finale. Fabio Ferri, Fabio Incatasciato, Michele Pierguidi e Giacomo Guerrini in studio con noi. Ci dirigiamo però direttamente nella sede di calciomercato.com con il direttore Stefano Agresti. Ciao Stefano e bentrovato. Ciao, buonasera a tutti. Grazie Stefano, come sempre gentilissimo nell'aver raccolto ovviamente il nostro invito. Sei ancora ovviamente, come si suol dire in gergo, sul pezzo, perché sei ancora in, in redazione. Ovviamente sai perfettamente qual è la situazione in casa fiorentina, che sta programmando quello che è un futuro importante dal quale ovviamente creare insomma una Fiorentina che possa andare a competere, come ha detto Commisso, soprattutto nella parte sinistra della classifica, e noi ovviamente ci auguriamo anche che possa competere per qualcosa di più. È stato chiesto insomma a Commisso, Stefano, inerentemente quelli che potrebbero essere i tempi in una programmazione, però il presidente ha detto quando sarà giusto parlare parlerò, ci potrà, potrà essere un giorno, un mese o una settimana, quando sapremo le cose perfette e sicure le faremo sapere. E ha glissato insomma inerentemente nelle parole di ieri che sono arrivate appunto dalla, dal centro sportivo, dal Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina, tutto quello che naturalmente è futuro, quindi si parla ovviamente dell'allenatore in primis. Quindi chiedo a te, che ovviamente monitori il settore, no? Il campo inerentemente agli allenatori, pare la pista Gattuso sia un po' sfumata, però c'è ancora qualcosa forse a cui potersi appigliare e noi insomma lo speriamo, mentre prendono campo delle piste estere. Stefano, dici tutto. Sì, la pista Gattuso è infrenata perché c'è grande convinzione né da parte della società nella sua interezza, quello che mi risulta, e né da parte dello stesso Gattuso. Gattuso ha una situazione tutta da definire, ha ascoltato con attenzione e con interesse la proposta della Fiorentina e quindi le parti si sono confrontate, però insomma al momento sembra che ci siano delle decisioni che possono non portare a Gattuso sulla panchina della Fiorentina. Gattuso tra l'altro nelle ultime ore è entrato anche prepotentemente nel mirino della Lazio. Io mi tengo sempre in un angolo il pensiero che poi domenica sera, una volta che avrà conquistato l'accesso alla Champions, e non è detto, e credo che ce la faccia sicuramente con il Napoli, ecco, io mi tengo sempre in un angolo della mente l'idea che Gattuso alla fine possa anche rimanere a Napoli dopo che praticamente da gennaio è stato dato per fuori dal Napoli. Ancora ovviamente le possibilità che lasci Napoli sono moltissime, però un'opportunità che rimanga a mio avviso c'è ancora. Però ecco, soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina, mi sembra che l'ipotesi Gattuso abbia perso un po' di consistenza. Questo non vuol dire che è tramontata definitivamente, però penso che abbia perso consistenza. Ci sono delle piste che portano all'estero, come ricordavi, è vero, Marcelino, si parla anche dell'estero italiano, diciamo, perché Fonseca è ancora l'allenatore della Roma e potrebbe anche essere lui un allenatore nel mirino della Fiorentina, anzi è anche lui un allenatore che la Fiorentina segue, però io credo che ci siano anche delle altre situazioni che possono prendere consistenza nelle prossime ore. Penso che degli allenatori in modo decisivo si parlerà dal lunedì prossimo, perché domenica ci saranno comunque delle risposte importanti, già una
ci sarà questa sera con la finale di Coppa Italia, che potrebbe anche chiudere qualsiasi possibilità per Pirlo di rimanere alla Juve, e poi da lunedì si ricomincerà a parlarne, perché lunedì davvero ci saranno delle risposte che sono determinanti sulla Champions del Napoli, sulla Champions del Milan, su quella della Juve, e lì secondo me andremo un po' a misurarci tutti. Potrebbe tornare sul mercato degli allenatori Simone Inzaghi se non dovesse rimanere alla Lazio, com'è possibile? E quindi la partita è molto aperta e il ventaglio delle possibilità, a mio avviso, per quanto riguarda la Fiorentina è ancora abbastanza ampio. Quindi un valzer delle panchine molto ampio. Giacomo, 2 anni di contratto a quasi 2 milioni netti era l'offerta, pare essere stata l'offerta della Fiorentina a Rino Gattuso, che insomma si parla di questo, diciamo, di questo atteggiamento dopo la partita con la Fiorentina, che c'è stato nel rientro dagli spogliatoi, un po' di, diciamo, maretta tra le parti per come è andata la partita. Si è parlato di questo, ma anche si è parlato del fatto che, come diceva lo stesso Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, l'inserimento importante di Lazio e Juventus abbiano fatto ovviamente un po' sdeviare anche quella che poteva essere una considerazione sulla Fiorentina da parte di Gattuso. Beh, hai detto tutto te, cioè se uno in questo momento deve scegliere se allenare la Juventus, la Lazio o la Fiorentina al terzo posto, inevitabilmente. Io penso che, insomma, Gattuso sia un buon allenatore, non sia l'unico allenatore che c'è a giro. Quello che da tifoso a me preoccupa un po' è il fatto che la Fiorentina sa da almeno un anno che quest'anno avrebbe dovuto cambiare allenatore e che quindi avrebbe dovuto programmare con largo anticipo l'arrivo dell'allenatore e di conseguenza di tutto il resto. Cioè, essere allenati da, ora dico una banalità, da Gattuso, da Fonseca o da Garcia non è la stessa roba, perché probabilmente Gattuso vorrà mantenere i giocatori, Garcia ne vorrà altri, Fonseca ne vorrà altri, e quindi insomma l'allenatore è il primo tassello su cui poi si costruisce la programmazione di una società. La Fiorentina, rispetto ad altre squadre, penso alla Lazio, aveva il vantaggio a giugno dell'anno scorso di sapere che quest'anno avrebbe voluto un altro allenatore. La Lazio magari ora sta valutando se tenere o no Inzaghi. Ecco, questo secondo me è un fattore di preoccupazione. Poi magari si smentiranno tutti, un minuto dopo la partita di Rotone annunceranno l'allenatore, sia quello che sia, e la strategia di questa squadra. Sul, diciamo, reparto italiano, se vogliamo definirlo così, Michele Perguidi, si parla ancora ovviamente di Ivan Juric, che ricordiamolo già nella scorsa annata fu quasi in accordo con la Fiorentina, poi commisso decise di andare a confermare Iachini, che però è monitorato anche da altre squadre tipo il Torino ed il Napoli. Si parla di italiano dello Spezia, si parla, e non tramonta mai, il sogno Sarri, anche se insomma la gente dello stesso preferirebbe spedirlo, diciamo, usiamolo tra virgolette, in Premier per giocare, diciamo, in competizioni diverse. Ecco, tra questi italiani secondo te sono questi, detto che De Zerbi andrà allo Shakhtar Donetsk e ormai lo sappiamo, potrebbero essere questi papabili rimasti? Non lo so, dipende da cosa vuole fare la Fiorentina. Se vuole lottare per i primi posti, se va a prendere un allenatore alla Sarri, se vuol fare una scommessa su un allenatore e crescere pian piano, potrebbe essere anche quello dello Spezia italiano, potrebbe essere un allenatore di questo tipo. Bisogna vedere cosa ha in progetto la Fiorentina. La cosa che mi preoccupa è che Beppe Iachini, al quale io voglio bene, ed ero tra i pochi che erano contenti della sua riconferma, lo scorso anno ha detto che gli era stato proposto il rinnovo. Ecco, che lui ha deciso di non rimanere, insomma, per motivi anche di troppa pressione, di troppo amore per la squadra e tutto il resto. Quindi vuol dire che magari se questo che dice Iachini, e non ho dubbi che Beppe Iachini abbia detto la verità, vuol dire che forse tanta programmazione, tante idee, forse ancora sono confuso. Con una riflessione ulteriore, probabilmente vuol dire che nel momento in cui Iachini è tornato non gli è stato detto che inevitabilmente la 38esima giornata della Serie A sarebbe stata la conclusione. No, ma era la cosa che lui si aspettava, perché poi alla fine ce l'aspettavamo tutti, penso. Ma alla fine lui ha detto sono stato io quindi insomma non c'è soltanto Gattuso che ha detto che sembra che no, cioè cominciano a essere, se lo dice anche Iachini, che è un tifoso della Fiorentina, allenatore della Fiorentina, questo mi preoccupa. Poi se domani arriva un allenatore bravissimo, io sono molto contento. Se si deve prendere un big, ce ne sono ancora. Se invece si deve prendere un giovane, penso che se De Zerbi non c'è, potrebbe essere quello dello Spezia,
che ha fatto quest'anno un miracolo con lo Spezia, cioè, e ha giocato anche nella Serie A e ha giocato anche un bel calcio, se no Juric ha fatto 2 anni bene a Verona, per carità di Dio. Come ci diceva Stefano Gressi da calciomercato.com, anche nomi stranieri, Fabio, no? Abel Ferreira del Palmeiras, si parla anche di lui, Marcellino, come diceva proprio Stefano Gressi, che insomma sta facendo molto bene con l'Athletic Bilbao, Paolo tedesco. Fonseca appunto in uscita. Tedesco. Domenico tedesco, esatto, non l'avete citato, mi piace più di tutti. Si è parlato molto di tedesco nelle ultime ore, adesso lavora in Russia, allo Spartak Mosca, aveva fatto bene con lo Schalke 04, tra l'altro ha diciamo queste, come diciamo noi, no? Origini calabresi, no? Del suo essere italiano, e potrebbero, come l'abbiamo detto per Rino Gattuso, accordare un po' i suoni con Rocco Commisso. Sei più propenso a una pista straniera? Rino Gattuso, perché è un buon allenatore, perché ha fatto bene, via perché le calabresi. No, certo, però siamo alla frutta. Io di Gattuso mi dispiace tantissimo, perché mi è sempre piaciuto, mi piaceva dai tempi del Pisa per il carattere eccetera. Anche a me, perché Pisa retrocesse. No, vabbè, no, retrocesse dai, per altre ragioni. Fece no, veramente tanto capito, per il Pisa lui, sì. E, perché uno ha fatto una gavetta vera, e perché, guardate, io ho rivisto un po' di partite del Napoli ultimamente, anche quella di domenica, giocano veramente bene, e non giocano bene solo perché hanno bei giocatori. Sembra un po' di rivedere la freschezza, il gioco che era quello del Milan, dove lui ha giocato, quello di Ancelotti, eccetera. Anzi, ripropone anche alcune cose. Quindi mi spiace tanto, cioè si poteva se dovesse davvero, sfumare. Se dovesse sfumare, se venisse, si potrebbe aprire una bella strada, anche perché è un uomo che fa la società. Tant'è vero che questo non si trova bene. Certo. Napoli, Gattuso è un uomo vero. Lui, se c'è lui, poi fa tutto lui. Gli altri nomi sono nomi, se si deve andare a prendere un'altra cosa, io confido il fatto che Pradè, fra cose buone ha fatto e anche alcuni errori, però sugli allenatori è uno che ci ha visto sempre lungo, non è riuscito a sceglierne uno da quando è tornato a Firenze, perché Montella c'era, Iachini e Prandelli sono arrivati, diciamo, in un momento abbastanza convulso, però quando Pradè andò in Europa e scelse Paolo Sousa, che nessuno pensava in quel momento fosse un allenatore per il campionato, noi abbiamo vissuto l'ultima grande stagione, certo, della nostra storia, e quindi se lui va un po' in giro, secondo me troviamo anche allenatori. Ecco, che volevo andare da Stefano Agresti e tornare da lui, perché anche la situazione del direttore sportivo è da monitorare in casa fiorentina, ancora non c'è stato, no? Ci aspettavamo un annuncio in questi giorni del rinnovo del contratto di Daniele Pradè, che sembrerebbe andare verso appunto la permanenza in Fiorentina, Stefano, al quale potrebbe essere appunto affiancato un direttore sportivo, quindi diciamo la figura di Pradè diventerebbe più a livello dirigenziale, no? Di magari direttore generale, e con magari, è uscito fuori il nome di Goretti, no? Si parla molto di lui, detto che Stefano Accardi si è nuovamente legato all'Empoli, questi erano i nomi. No, è vero, questa è l'ipotesi più concreta, credo che si vada verso, come dicevi, il rinnovo del contratto di Daniele Pradè, e che sarà probabilmente affiancato da un altro uomo mercato, e Goretti è sicuramente il nome più caldo, e quindi credo che questa possa essere la nuova struttura societaria della Fiorentina, anche a livello appunto di impostazione del lavoro, anche per sostenere il nuovo allenatore, per costruire una squadra che sia più affidabile di questa, anche se io rimango convinto che comunque la Fiorentina non sia quella che abbiamo visto per quasi tutta la stagione, perché penso che i valori della Fiorentina siano altri, certamente non è una squadra da lottare a mio avviso in questo momento per l'Europa, però credo che sia una squadra molto più forte di quella che abbiamo visto come valori tecnici. Io credo che sia una squadra che è stata costruita, che non ha reso per quanto ci si sarebbe aspettati, ma insomma io penso che questa sia che la Fiorentina appunto avrebbe dovuto ottenere dei risultati migliori per la forza che ha della squadra che è stata costruita.
Ecco Stefano, oggi è stata una giornata in cui si è visto uscire ed entrare dal centro sportivo della Fiorentina a colloquio con appunto i dirigenti, molti agenti, tra cui quello di Castrovilli, che appunto è Minieri, poi sappiamo della presenza del procuratore di Vlahovic in TA come quello di Pezzella. Ti chiedo a botta naturalmente che cosa sai del futuro di Vlahovic, se ci sono altre indiscrezioni, detto che insomma il Milan lo sta cercando da tempo, mentre Rocco Commisso insomma si augurerebbe di poterlo far rimanere in Fiorentina, e poi soprattutto di queste diciamo cessioni che potrebbero esserci proprio con Ribéry, che ancora è un punto interrogativo, e lo stesso capitano della Fiorentina Pezzella, che sembra essere insomma in uscita. Sì, no, io Vlahovic non credo francamente che possa andare a un altro club italiano, mi sembra difficile per le condizioni economiche che ci sono oggi nelle nostre società. Io credo che Vlahovic sia un giocatore che per quello che ha fatto nel 2021 ormai abbia una valutazione economica sul mercato che al momento io è difficilmente raggiungibile, secondo me, sia dal Milan che dalla Roma, che sono le due società che comunque lo hanno seguito con maggior interesse. In un altro mercato ti avrei detto che forse, e con un'altra situazione economica, che forse l'unica società italiana che in questo momento avrebbe potuto avvicinarsi a Vlahovic sarebbe stata la Juventus. Oggi mi sembra difficile che Vlahovic, se dovesse lasciare la Fiorentina, ma io credo anche che possa non lasciarla, credo che si possa arrivare a un accordo, al prolungamento del contratto, all'aumento dell'ingaggio, magari con una clausola rescissoria. Io credo che da questo punto di vista ci sia in qualche modo da essere ottimisti, anche perché penso che il giocatore comprenda che un altro anno a Firenze a lui può fargli bene. Io credo che sia una ipotesi percorribile quella della conferma di Vlahovic con un nuovo contratto. Ti ripeto, io francamente mi stupirei se il Milan o la Roma avessero la forza di andare a prendere Vlahovic, perché oggi Vlahovic è un calciatore che sul mercato già vale almeno 50 milioni di euro. Certo. E io non penso che il Milan e la Roma possano spendere una cifra del genere, non credo. E credo che se Vlahovic dovesse lasciare la Fiorentina lo farebbe probabilmente per andare in un club inglese, solo che lui a mio avviso sa che se compie un passo di questo genere il rischio che poi sia fatichi a trovare spazio esiste, quindi io penso che l'ipotesi che rimanga a Firenze anche un'altra stagione c'è, è concreta. E per quanto riguarda le altre trattative, anche su Ribéry, per esempio, Ribéry a me sembra che ci sia un orientamento a separarsi, però tutto è possibile ancora, probabilmente dipenderà in parte anche dall'allenatore che arriverà e dalla filosofia che la Fiorentina deciderà di seguire. Parlavi dell'agente di Castrovilli, credo che l'agente di Castrovilli stia cambiando. Sì, credo, sono in percorso d'opera, che... però lui è anche Kwame, ovviamente alla Fiorentina, esatto. E Malè, sì. Esatto, e quindi Malè non c'è dubbio, però ecco appunto, credo che l'agente di Castrovilli stia cambiando, su questo sono in corso anche delle denunce all'associazione agenti perché per le metodologie attraverso le quali si è arrivati al probabile, quasi certo, cambio di agente da parte di Castrovilli, e quella è un'altra situazione che non riguarderà almeno in questa sede di mercato, certo. Minieri, e quindi le situazioni dei singoli giocatori poi vengono valutate in queste ore. Pezzella è destinato ad andarsene, secondo me. Assolutamente. Pezzella è destinato ad andarsene, come ovviamente Milenkovic. Bene, io ringrazio Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, per essere stato con noi. Ti congediamo, ovviamente ti lasciamo al tuo lavoro, Stefano. Come sempre, grazie, ti seguiamo con attenzione. Grazie. Grazie a voi, grazie, ciao a tutti, buona serata. Grazie mille dalla redazione di calciomercato.com. Giacomo, ho sentito le parole appunto anche del direttore inerentemente insomma alla questione Vlahovic, che come sempre tiene banco. Dunque, il discorso di Vlahovic per me è molto semplice, cioè se Commisso fa Vlahovic, i discorsi ha fatto in sala stampa, Vlahovic va via. Cioè, un giocatore ha fatto 21 gol, che leggo, lo vuole Borussia Dortmund, lo vuole mezzo mondo, e dice l'obiettivo è fare un po' meglio di quest'anno e poi si sta a vedere, ditemi perché si deve tenere. Cioè, se il nostro obiettivo è arrivare decimi, perché si deve tenere Vlahovic? Giustamente, Commisso ha detto ci ho rimesso una barca di soldi, prendiamo 60 milioni, compriamo Simita e Crotone e siamo... Cioè, il discorso è la Fiorentina, senza bisogno di fare proclami, promesse, punta a tornare stabilmente nel novero di quelle 8 squadre
che puntano ad andare in Europa e quando va bene vanno meglio e quando va male arriva a nono, o invece siamo a fare oggi 11, domani 12? Perché allora è inutile tenere Vlahovic, è inutile tenere i grandi calciatori, perché è come comprare una Ferrari per andare a fare la spesa ai supermercati. Quindi, siccome Vlahovic è un giocatore molto bravo, che è cresciuto molto, credo che debba anche della riconoscenza alla Fiorentina, però è un professionista, farà le sue valutazioni. Poi la Fiorentina ha dalla sua il fatto di avere ancora 2 anni di contratto e quindi è una leva importante che può essere utilizzata per convincere il giocatore. Ma tenere Vlahovic per puntare a arrivare ai decimi, voglio dire, fare un torto a lui e fare un torto anche al bilancio di questa squadra. Riberi sì, Riberi no, Michele? Io sarei per prendere giocatori più giovani, ecco, però l'abbiamo visto 2 anni, è sicuramente un campione straordinario, però è a fine carriera, ecco, quindi sarei per prendere giocatori più giovani e tenerli qui, farli crescere e tenerli qui. Io non oso pensare che si possa vendere Vlahovic nemmeno tra 2 anni, cioè non è la mia mentalità. Certo. Io voglio Vlahovic. Batistuta, c'è stato 10 anni, perché Vlahovic deve andare via? Compriamo giocatori forti intorno a Vlahovic e andiamo a lottare per la Champions, che è il posto dove merita la Fiorentina, che storicamente, se uno va a leggere tutte le classifiche, è la vinta squadra del campionato di Serie A. Quindi, perché non bisogna nemmeno ragionare di vendere Vlahovic, né tra un anno, tra 2 anni, 3 anni. Cioè bisogna prendere gente buona, giovane, da e possa riuscire proprio a lui. Intorno. Fabio, difesa che probabilmente verrà cambiata, insomma, soprattutto in due comparti come quelli di Milenkovic e Pezzella, secondo te ormai hanno fatto il loro corso? Ma insomma, Milenkovic quest'anno ha fatto una stagione un po' sottotono, anche questo insomma inficerà la sua valutazione di mercato. Io non so sinceramente, visto si parla di 30 o 40 milioni per questo difensore, non so sinceramente chi è pronto a spendere 30 o 40 milioni per un difensore che non ha fatto benissimo a Firenze in questa stagione. Su Pezzella, beh, insomma, effettivamente mi pare che proprio si sia arrivati verso la fine del rapporto. Ha fatto un campionato brutto. Campionato brutto e poi insomma mi ritrovo anche un po' nelle parole che diceva Giacomo a inizio, sì, inizio trasmissione. Ecco. Fabio, ma se non, da non, dove si comincia? Non lo so, no, secondo me noi tutti ragioniamo giustamente con le categorie del mercato che c'è stato finora, 20, 30, 40 milioni. Sono successe tante cose in quest'ultimo anno e mezzo. Certo. Tutto il mondo del calcio è stato stravolto dal Covid. Il mondo in generale è stato stravolto. Il mondo soprattutto. Però noi stiamo... stasera c'è la finale di Coppa Italia, dove giustamente noi abbiamo detto sono tornati in pubblico, in realtà gli spalti sono vuoti. Insomma, 4.000 persone circa. Ecco, il contesto è stravolto. E tutte le vicende politiche del calcio europeo che ci sono state, la Superlega, le società che sono iperindebitate, giustamente Agresti diceva: ma come fanno in Italia a spendere 50? Ma chi li tira fuori 50 milioni? Ma per qualsiasi giocatore. Volevo farti presente: la Roma 50 milioni li spende per l'allenatore, perché dà 21 milioni in 3 anni a Mourinho netti. Quindi noi a Firenze stiamo a ragionare su queste altre, chi gli dà, però quegli altri lo fanno. Volevo segnalare voi. Noi siamo diventati non più tifosi, siamo diventati ragionieri. Mi piace. Mourinho si porta dietro un mondo e un sistema di sponsor, poi dopodiché. Bocca al lupo allora. E la Roma il prossimo anno dà via Dzeko che guadagna come una banca e piglia Vlahovic. Io questa cosa qua capito, non lo so. Però non ci sono i soldi in giro per fare queste operazioni, perché probabilmente il mercato si calmiererà, non lo so. Se non ci sono soldi, Vlahovic si tiene tranquillamente. Da casa si sono stati forse va visto fra un mese. Scusami Fabio, al di là dei soldi, noi abbiamo visto cosa significa avere in rosa dei giocatori scontenti. Perché diceva Agresti, questa squadra vale molto di più, ma la Fiorentina di Mihajlovic sulla carta valeva molto di più, perché c'aveva dei forti giocatori che non volevano più stare a Firenze. Certo. Molto semplicemente. Siamo alla fine di un ciclo, Giacomo. Siamo una squadra piena di giocatori scontenti. Tenere Vlahovic scontento a Firenze è un Chiesa 2. Cioè, voglio dire. Ma perché deve essere scontento? Ha fatto 21 gol, ha 20 anni. No, perché c'hanno una squadra. Come ha una storia diversa da Chiesa. Mia Chiesa voleva andare via anche l'anno prima. Vlahovic è un giocatore.
Ma noi l'abbiamo tenuto un anno. Si vuole migliorare. Io, per esempio, credo che tanti di questi starebbero volentieri con un allenatore bravo, in cui sanno di migliorarsi. Ma tanti di questi chi? Perché quali sono quelli buoni della Fiorentina? Che io, tutti questi giocatori buoni della Fiorentina, non potenzialmente, li vedo. Voi parlavate di Pezzella. Mi fermo solo un attimo, andiamo in pubblicità, poi prendiamo la formazione della Fiorentina e vi faccio fare un gioco fra poco. Ecco. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. In 140 anni di storia abbiamo affrontato due guerre mondiali, l'epidemia della spagnola, il crollo di Wall Street del 29, l'alluvione del 66, la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia da Covid-19. In ogni momento abbiamo sostenuto i nostri soci e le nostre comunità e continuiamo a farlo. Siamo qui, andiamo avanti, per proseguire insieme. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Casalguidi, Pistoia. Tra Atalanta e Juventus, finale Coppa Italia stiamo seguendo, Mapei Stadium con 4.000 circa persone presenti, la prima gara insomma dove si appresta a tornare il pubblico, occasione in aria per Romero negli ultimi minuti, salvataggio di De Ligt, quindi il risultato rimane fermo sul pareggio. Allora Marco, un sacco di messaggi inerentemente agli argomenti che abbiamo trattato finora in studio. Sì, ne leggiamo alcuni, ovviamente i temi sono disparati. Allora Roberto da Campi ci scrive, leggendo i vari siti l'arrivo di Gattuso sembra più lontano, cosa ne pensate di Fonseca della Roma? Poi su Pradè ci scrivono, è già un disastro, se gli affiancano Goretti della Lega Pro siamo nella tempesta perfetta. Invece una domanda per Giacomo a proposito della tua classica lavagna, ci scrivono, nei cattivi non ce lo metti il presidente per la conferenza stampa? Giacomo. Beh, diciamo, la conferenza stampa che ho messo non mi è sembrata una conferenza stampa, nel senso che lui l'ha utilizzata come un appello per dire a una serie di giornalisti, te non vai bene, quindi
A me oggettivamente non è piaciuta, non, lo dico sinceramente, io faccio questo mestiere, non faccio giornalista sportivo, mi fosse capitata una cosa del genere, ma alzavo e venivo via, perché lì comunque la gente è a lavorare. Quindi se ci sono delle cose che non vanno bene si possono regolare in maniera diversa. Dopodiché, siccome come dire, il fil rouge di questa conferenza stampa, io ho seguito perché da vedere era anche divertente, è stata con Iachini, esatto. Noi non avevamo fatto questa stagione, Iachini me l'avete fatto licenziare voi, per cui è colpa vostra, io sono rimasto allibito, nel senso, per carità, poi magari è una strategia un po' alla Mourinho, no? Di mettersi tutti contro per far scudo a una squadra che però oggettivamente ha i suoi limiti. Io commisso ha chiesto il 50-50, cioè ci devono essere metà per lui e metà contro, ma quando lui è arrivato si era tutti per lui, cioè non è che lui delle trasmissioni si metteva metà contro Commisso, perché eravamo e siamo ancora tutti per Commisso e ci aspettiamo molto da questo personaggio. Quindi se c'è qualcuno che lo ha diffamato, l'ha offeso, in Italia come negli Stati Uniti ci sono delle leggi che lo tutelano. Se ci sono delle critiche che non gli piacciono, è un grande uomo, è un magnate, è un uomo di mondo, sa che si deve far scivolare addosso, che vuol dire Commisso sta nell'iperurano e noi poveri mortali si sta a mangiare il panino dell'Ampedotto. Certo. Che tra l'altro l'Ampedotto è buono, Sì, no, io è il mio piatto preferito, però insomma si... Anche il mio. Quindi... Cioè hanno mia la media un panino dell'Ampedotto. No, magari lo importa lui. Quindi lui, secondo me, detto questo, al di là di tutto sarebbe quello che lui ha detto, voglio dire, è molto semplice. Il prossimo anno i tifosi aspettano una grande squadra e una Fiorentina che diverte. Non faranno i caroselli se arriviamo a undicesimi invece dei tredicesimi e non faranno i caroselli se il prossimo anno si arriva a decimi o noni. Questo bene, allora, detto giustamente quello che ha puntualizzato Giacomo, allora, formazione, bene? Vi siete chiesti prima chi è buono in questa squadra e chi terreste e chi no, vi chiedo io. Allora, Terracciano / Dragoschi in porta, quindi i due portieri li teniamo? Guardi me, io li confermerei. Guarda, ma se si fa il gioco della figurine e si tengono tutti alla fine. Il problema è che questo mix di calciatori, se ci fai giro, Milenkovic, Pezzella, beh, in effetti non ce ne sono tanti centrali per, no, meglio di loro. No, Milenkovic e Pezzella allora, teniamoli. Dicevo, allora si gioca questa squadra. Allora, questo è un mix di giocatori, che ha prodotto sta roba a Firenze. Magari Pezzella va a giocare... Gol. No, palo. Palo di Chiesa. Allora, due difensori ci vogliono perché Pezzella e Milenkovic pare che lasceranno la Fiorentina. Va bene, Casares, Venuti, Biraghi lo teniamo? Sì, io sarei di no, sinceramente sarei di no. Quindi siamo a tre. No, ma allora, se dici te Giacomo i terresti, io faccio presto. Vabbè, si fa per fare un... Tabula rasa. Quanti giocatori... Io tengo Pulgar, Milenkovic e Bonaventura, che non sono tre titolari la mia Fiorentina. Tengo Vlaovic, tengo Venuti, ripiglio Lirola, Amrabat, poi il resto possono andare Lirola tutti. Sono d'accordo. Quindi più o meno stando a quello che tu dici, non so devo se comprare, sono ricordi presente gli altri, fatto tre Prade, o quattro giocatori. Che ha fatto Prade, ma si ha quando sono arrivati il primo anno, hanno cambiato ogni cosa. Bisogna fare una cosa di questo genere via a Firenze, perché non se ne può più. Quindi non sei concordi la prendiamo Masià, sulla intanto. Linea che era uscita dalla società che servivano 2-3/... giocatori. Io dico che sono 3-4/ campionati e si lotta per un retrocedere. Sì, che il valore di questa squadra è questo, lo dice il campionato. Basta sommare 38 più 38 più 38, ci dice la Fiorentina è una squadra che lotta per non retrocedere. Poi è perché sono cattivi, perché sono sbagliati i giornalisti, perché si avuto sfortuna, perché c'è stato il Covid, non lo so. Sono 3 anni e l'Atalanta va in Champions League, quindi tendenzialmente quella rosa vale la Champions, la nostra vale questi campionati lì. Magari torno a ribadire, 2 giocatori li metti da una parte, 2 li metti da un'altra e fanno bene. Messi tutti insieme producono questa roba qua. Pensare di cambiare l'allenatore e mettere un giocatore o 2 e questa squadra il prossimo anno è spettacolo, io starei molto preoccupato. Anche perché costa un sacco di soldi, perché guadagnano un pacco. Calleon lo vogliamo tenere? Non chiedo. Appunto, vi stavo chiedendo chi... Dove lo mangi? Ma perché c'è il contratto anche il prossimo anno? Certo. Certo. A 4 milioni Cohori? Circa, mi sembra. No, quanto? No. Quanto? No. Meno. No, due e mezzo. No, io, due e mezzo? No, io sinceramente penso che Giacomo abbia perfettamente ragione, ma non confermerei neanche Prade, prenderei un direttore sportivo, prenderei... Pierguidi e Guerrini, no, siamo d'accordo, no. Farebbe un mercatone. Guerrini forse, Pierguidi non di sicuro, però io... penso che questa rosa in questi 2 o 3 anni ha fatto questo campionato qui, quindi vada cambiata. E penso che questi giocatori l'abbia preso questo direttore sportivo, quindi secondo me bisogna un pochino modificare anche la parte societaria
e cercare di fare come si fece davvero con Pradem, ma si ha molto bene, e quella Fiorentina divertì tutti, ma presero dei giocatori anche retrocessi da Villareal. Lo stesso Cuadrado non è che fosse già esploso definitivamente dopo la Fiorentina, diciamo, però aveva fatto una buona stagione, anche delle scommesse, però riuscirono a prendere dei giocatori e quell'allenatore Montella che fece divertire, perché la Fiorentina lì fu una Fiorentina molto molto bella. Quindi ci vuole competenza, spendendo nulla, perché poi spesero tra quello che spesero e quello che incassarono fecero pari, anzi alla fine fecero il capolavoro, perché dettero Nastasic e presero Savic e un pacco di soldi, quindi furono anche molto bravi. Ci vuole una roba così, perché questi giocatori hanno stancato, non è possibile che sia solo l'allenatore o solo i giornalisti, sarà l'80% forse colpa dei giornalisti, ma un 20% forse la squadra. Allora, e sto scherzando chiaramente. Assolutamente. È 90%. È 90% giornalisti. Dopo questi percentuali ci spostiamo su un'altra percentuale e andiamo dalla sua parte, caro Michele, perché ci dirigiamo direttamente nella sede del calcio storico dei Bianchi, perché devi sapere che noi abbiamo una rubrica molto molto interessante fatta dal nostro Andrea Sbrana, ma guardiamo tutto. Ah, è grande Sbrana. La Mizuno, per festeggiare il 75esimo anniversario della nascita della Fiorentina, propone questa maglia bianca e rossa che riprende i colori di Firenze e la prima maglia indossata dalla Fiorentina. È un'annata sfortunata perché quell'anno varie vicissitudini societarie, Cecchigori ormai contestato da tutta la città, non riesce a pagare calciatori, debiti, e quindi purtroppo quell'anno sarà un anno sfortunato, perché la Fiorentina, dopo una stagione travagliata, retrocede in Serie B e poi finirà purtroppo nel fallimento. Nella maglia, questa azienda Mizuno, azienda giapponese, un po' una maglia particolare, non entusiasmante. L'unica cosa bella era il simbolo, la coccarda della Coppa Italia che avevamo vinto l'anno prima. Questa, un giovane Fanasca, qui il grande Predrag Mijatović, però purtroppo la Fiorentina retrocederà. 2002, nell'estate, ancora prima che venga dichiarato il fallimento, Fiorentina comunque riparte con un nuovo allenatore, Eugenio Fascetti, si ritrovano per andare in ritiro in Trentino, una cozzaglia, comunque c'era Di Livio, c'era Lele Adani, e giocano un amichevole a Rovereto contro il Verona, anche il Verona era in ritiro lì, il 27 luglio. La partita inizia, vanno sull'1-1, gol di Palombo, centravanti di quella squadra era il greco Vakuftis. A un quarto d'ora dalla fine della partita, le intemperanze dei tifosi fiorentini che contestavano società, squadra, ormai tutto era allo sbando, la partita viene interrotta. Questa è la maglia di Vakuftis di quella partita, possiamo definirla l'ultima maglia della storia della Fiorentina, Fiorentina 1926. Pochi giorni dopo, il 2 agosto, verrà purtroppo dichiarato il tribunale, dichiarerà il fallimento. Ripartiremo qualche giorno dopo con la nuova società, arrivano i Della Valle, prima Gianni e il sindaco Domenici si accollano le redini della società. Questa è la nuova maglia della Puma, sponsor la Fondiaria. Una cosa bella è il giglio del comune di Firenze sul petto, e da lì riparte tutto e sarà tutta un'altra storia. Dallo Sbrana è tutto anche per stasera, ci vediamo presto. Beh,
Beh, che dire, no, Michele, ti sono piaciute? Quella è Fanasca, gli piaceva. Veramente, no, una rubrica bellissima, grande sbrana. Tra l'altro, lui forse non se lo ricorderà, ma da ragazzi eravamo compagni di curva. Io andavo nel parterrino nel gruppo Cioccia, coleardico gruppo Cioccia. Bello. E lui invece scendeva dalle balaustre del collettivo e veniva a salutarci tutti. Eravamo giovani e goleardi tutti e due, ma la curva era bellissima, bellissima. E questa rubrica è bellissima, veramente complimenti. Direttamente appunto dalla storia del calcio storico. Complimenti, straordinaria. Complimenti. Fabio, l'ultima Fiorentina di Cecchigori, prima del fallimento, quindi la maglia che abbiamo visto e poi la maglia della Fiorentina Viola, no? Io me la ricordo quel pomeriggio e la partita che ricordava il nostro amico a Rovereto contro il Verona, e fu interrotta a 10 minuti alla fine, si era pareggiato sul rigore. C'era Fascetti, nessuno se lo ricorda, c'è stato Fascetti per un mese e mezzo, era un pezzettino di ritiro perché in realtà poi io l'avevamo fatto a Coverciano, cioè, era saltato tutto e si era lì a aspettare che arrivassero questi fantomatici miliardi, perché allora erano miliardi di lire, c'era ancora l'ultimo momento in cui c'era, e poi non arrivarono e la squadra fallì. E poi ricominciò con quella maglia che è anche bella, perché in realtà poi la Fiorentina non si poteva chiamare Fiorentina, no, per no, problemi ce l'hanno spiegato, certo. Diciamo, di eredità, la partita col Pisa, diciamo, lo stato pieno, emozionante, lo stato emozionante, che loro vennero a farci i lumini come il cimitero, i pisani, me poi lo ricordo, me lo ricordo bene, lì poi sono rimasti, poi non c'aveva nulla, ecco, anche questo ricordiamocelo, insomma, nel senso, giocava la Fiorentina, c'era Bambi, Zagaglioni, te lo ricordi, c'era Galbiati, figlio di Roberto Michele, ma visto che eravamo nella Zagaglioni serie, davvero sì, che, perché poi andavi anche due terzi della primavera, certo, quasi tutti gli allievi, ma partita memorabile, e fu l'anno che io ho cominciato a portare i miei figli allo stadio e poi non sono più mancati. Alla C2 abbiamo visto anche dei bei campionati, insomma. Ma dice del calcio storico, Michele, ecco, perché ovviamente tutto posticipato nuovamente, queste sono le ultime descrizioni, si andrà a settembre, se non sbaglio. Sì, il comune ha stabilito le date, 11, 12, 19 settembre. Si è già giocato il calcio storico a settembre negli anni passati, non come presidente, ma negli anni prima l'abbiamo giocato anche a settembre. È stato fatto questo perché vogliamo dare il tempo alle squadre per allenarsi correttamente, poi stanno venendo fuori anche dei nuovi protocolli che permettono l'allenamento all'aperto anche per gli sport, certo, di contatto. Abbiamo fatto un accordo importante con una società che si occupa della parte sanitaria, leader del settore europea, e quindi potremmo giocare il calcio storico in tutta sicurezza. Purtroppo probabilmente lo dovremmo giocare senza pubblico o con pochissimo pubblico, ma probabilmente senza pubblico, perché già i figuranti del corteo sono un bel numero, certo, sì, quindi, però abbiamo anche vinto, cioè, no, non vinto, abbiamo fatto un bando per i diritti TV internazionali che si è aggiudicato una importante società di produzione, l'Indiana Production, che garantirà delle riprese particolarmente belle, nuove, e ci sarà un bando anche per i diritti in chiaro, gratuiti chiaramente per tutti i cittadini della Toscana che vorranno vedere poi la partita. Importante è che non manchi il calcio Noi storico. Noi vogliamo non farlo mancare, dobbiamo ancora limare alcune cose, ci sono delle cose da sistemare, ma stiamo lavorando per farlo. Oggi c'è stata anche una riunione importante in prefettura dove era presente anche il questore, abbiamo parlato di calcio storico, ci rincontreremo. La volontà è di dimostrare lo spirito fiorentino anche in questi anni. Ricordare che i fiorentini il 17 febbraio del 530, assediati dalle truppe di Carlo V, giocarono in Santa Croce la partita di calcio, prendendo in giro le truppe di Carlo V, mettendo i musici sui tetti e prendendo un paio di cannonate, ma giocando a calcio, bianchi contro verdi. Ecco, noi vogliamo dire che non ci fermiamo neanche di fronte a questo Covid, perché siamo fiorentini e perché abbiamo questo spirito dentro. Questo è quello che vogliamo fare e speriamo di poterlo fare. Assolutamente sì, noi andiamo in pubblicità, non cambiate canale, rush finale di Casa Viola, tra pochissimo con noi.
Dopo una giornata di lavoro pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Ristorante Pizzeria Tortuga, pesce e pizza napoletana verace in un locale accogliente ed elegante. Nella città famosa per la carne, noi offriamo il miglior pesce. Ricerca della materia prima con pesce fresco di giornata, ampia scelta di vini e birre artigianali. 31 anni di storia e tradizione. Siamo aperti dal martedì alla domenica in via del Ponte alle Mosse 195 Rosso a Firenze. Gradita la prenotazione. Vi aspettiamo. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. In diretta a Casa Viola, rush finale, le 22.34 negli studi Toscana TV. Ci pensa Chiesa a sbloccare il risultato al Mapei Stadio tra Atalanta e Juventus? Proprio Chiesa, l'ex Viola che segna appunto il gol del 2-1. Intanto c'è il cambio, altro ex Viola che entra, che è proprio Ilicic. Vedremo se si sbloccherà il risultato. Nel frattempo, insomma, siamo a questo punto. Allora, inerentemente proprio alla Coppa Italia, ci sono state le parole anche di Dalpino, che ha detto: ho chiesto 1000 spettatori per Inter Udinese, quindi per andare a celebrare quello che è lo scudetto della squadra nerazzurra, e nella prossima stagione pensiamo di aprire al pubblico nella quasi totalità. Questo quindi è davvero una grande notizia, Michele. Insomma, detto oggi sembra quasi impossibile, no? Insomma, di pensare a una cosa del genere, però noi ce lo auguriamo. No, ma è impossibile, sta riaprendo tutto, ci vaccino, certo, ma a settembre... Però la quasi totalità, insomma... ma a settembre io credo l'Italia sarà bianca, cioè mi immagino, perché... A settembre sarà bianca, azzurra, verde e rossa. Sì, va bene, però voglio dire, a luglio vaccinano cinquantenni, quindi voglio dire, mi immagino che a settembre si potrà tornare a fare una vita quasi normale, come stanno facendo già adesso in altre parti del mondo. Vediamo, sì. Ce lo auguriamo assolutamente, sì, anche ma... perché non saremo più. No, punto. Non saremo più, assolutamente. Sono già a far pinte. Ma ci dirigiamo... Non credo però allo Scida di Crotone, ma da Riccardo Ventrella che ci dice esattamente dov'è. Ciao Riccardo, ben trovato. Buonasera, buonasera. Allora, diciamo che fisicamente io sono a Parigi. Vabbè, sei sempre là però. Ecco, c'era. Voleva la sigla. Però, diciamo, intellettualmente sono insieme a questo... alla mia sinistra, alla mia sinistra e alla mia destra, che è allo specchio, il signore che si chiama Rino Gaetano e che insomma vuol dire qualcosa per la Calabria e anche per
la squadra e i tifosi del Crotone. E qui merita però fare un piccolo preambolo intanto sui famosi parenti di Crotone, che sono quelli della scena del Vedovo di Amici miei. Lei sì. È un parente di Crotone, Guerrini, sa di... sì. Mai andare in Germania, Paolo. Esatto, i parenti della di Adelina. Adelina, moglie amante impareggiabile. Esatto, non si poteva in una sosta a Crotone non andare a trovare assolutamente i parenti di Crotone. Invece per quanto riguarda l'inno, insomma, allora abbiamo intanto un apex, io direi di sentirlo. Assentiamo dalla regia. Riccardo Cocciante, Perigeo, lui cantava questa canzone e quindi questa canzone è passata anche come interpretata da lui. Però cioè, è un caso in cui diciamo la notorietà del cantante supera qualsiasi altro inno. Del resto Rino Gaetano è quello che c'aveva il fratello che diceva che Chinaglia non poteva passare il Frosinone. Cosa che in effetti non è mai avvenuta, ma insomma. Ma che a un certo punto sarebbe potuto accadere col Frosinone in Serie A. Esatto, però Chinaglia era già fuori dall'album dei calciatori. Sì, da forse anche già morto poi raggio. Sì, poi Romo, sì. Bene, Ventrella, noi l'aspettiamo la prossima settimana. Attenzione, proprio con la top 3. Se la sente? Sì, mi sto preparando scientemente, sto anche preparando una bustina di risotto speciale da portare in regalo. Per i ciechi che stasera purtroppo manca, ma glielo diremo. Vabbè, grazie. Un saluto a tutti. Ciao Riccardo. Grazie a Riccardo Ventrella, ovviamente per quelli che sono gli inni, insomma, della nostra Serie A, doppi ex subito da vedere in questa sfida che vedrà appunto la Fiorentina in trasferta all'uscita contro il Crotone. Andiamo, Giacomo. Beh, Antonello Cucureddu, è famoso soprattutto per aver giocato nella Juve più che nella Fiorentina del Crotone, arrivò alla Fiorentina l'anno in cui è vero che Contello non fece il centro sportivo, ma comprarono Pecci, Monelli, Massaro, Graziani, Cucureddu e Vierchio, ci portarono quasi a vincere, nel senso a noi del centro sportivo, della primavera, delle donne, non ce ne frega nulla, a noi ci importa la prima squadra e dei giocatori forti della prima squadra, quella è la mia generazione. Quindi arrivò Cucureddu e fu, come dire, anche creò un momento di grande tensione tra la Fiorentina e la Juventus, perché dando Cucureddu alla Fiorentina, la Juventus credette che la Fiorentina sarebbe tirata indietro nella corsa a Vierchowood, invece poi la Fiorentina prese anche Vierchowood e fece questa squadra fenomenale. Assolutamente sì, passiamo al secondo che dovrebbe essere Bernardeschi. Cosa vogliamo dire Bernardeschi? Dite voi, insomma, qui c'è chi glielo portava, glielo porto io, ecco, a forza di portare i giocatori sono doppio. No, io non no, per 60 anni glielo porto io, no? Cioè, perché a Firenze è cresciuta questa generazione di tifosi commercialisti e gliele porta a loro, e a forza di portarli loro i giocatori. Però caro Giamo, ci sarebbe anche chi adesso lo riprenderebbe. Ma io prima, io per primo. Perché cioè, in uscita dalla Juve, insomma. Sì, ma il problema è che rientra a Firenze un giocatore del genere. Però, insomma, io direi da qui in avanti questi giocatori sarebbe bene non portarglieli noi, ecco. Altro, diciamo, nato un po' in viola è Capezzi.
Questo invece è un mistero, chiedo a voi, perché noi si è fatto tanta polemica, io per primo, ma che si va a pigliare i giocatori sconosciuti quando c'è Capezzi che è cresciuto, Salernitana è passato, quest'anno, a Salernitana è stato, però ragazzi, però noi si pensava potesse essere un centrocampista da Fiorentina, ha fatto la panchina dappertutto, a Empoli, a Genova, alla Sampdoria, non è esploso, via. Quest'anno ha fatto un bel, attenzione però, sì, però capito, però ci sono dei giocatori che vengono fuori dopo. Quest'anno è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie B, ha guidato il centrocampo di una squadra straordinaria che ha diciamo sorpreso tutti. Ma si può dire che ha tradito le attese o no? Era titolare l'Under 21 quando ero magro e ora a fare l'Under 21 ed era stato indicato da David Pizzarro come il suo erede. Sì, infatti direi così, però comunque noi abbiamo avuto anche un giocatore straordinario come Pizzarro, una roba che attenzione farà parte dello staff di Spalletti, che quindi probabilmente tanto lui ricorda quei bei momenti. Io ricordo anche cent'anni fa, io e Michele quell'anno vide tutto il campionato una andiamo avanti perché abbiamo un altro giocatore ex Ceccherini di recente diciamo storia. Va bene. grazie Ferri, lui, di qualcosa effettivamente non saprei bene, però è andata a giocare anche un po' meglio, no? A Verona ha giocato, ecco, dopo il passaggio dalla riscattato. Un buon giocatore bene. Diciamo una cosa, se avesse avuto un cognome straniero sicuramente la sua valutazione sarebbe stata la stessa, la sua considerazione sarebbe stata diversa. Di Carmine. Di Carmine è famoso solo per una cosa, secondo me, a Firenze, che l'anno in Coppa UEFA in cui segnava tutti e si aspettava il primo gol europeo di Pazzini. In Coppa UEFA segnò Cascia, segnò anche Di Carmine, ma Pazzini non ha mai segnato. Di Carmine c'ha il babbo tassista a Firenze. Sì. Quindi va a portargli rispetto. Babbo tassista, ex giocatore del Cagliari, io ce l'ho nelle figurine accanto a Gigi Riva. Michele, vengo da te perché siamo quasi a conclusione, perché essendo tu presidente del quartiere 2 voglio sapere anche, insomma, inerentemente a quello che sarà il rifacimento, no, del Frank, il restyling, no, che avverrà, insomma, è un apporto importante per il quartiere. No, è importante per la città di Firenze, perché quello è lo stadio di Firenze, non ci sono altri stadi a Firenze che possono ospitare. È il comunale, no? È lo stadio comunale, lo stadio di Firenze, quindi penso sia una cosa bella per tutti i fiorentini che venga rifatto e restaurato in maniera molto molto importante, perché Firenze deve avere uno stadio all'altezza, quindi c'è grande soddisfazione. Lo stadio, come sapete, se ne è parlato tanto in questi anni e mezzo. C'erano state tante ipotesi, poi è stato riconosciuto come un monumento, diciamo così, di grande interesse dal Ministero dei Beni Culturali, e per questo ha dei fondi del Recovery Plan, dei fondi comunali, e sarà rimesso a nuovo. Sarà coperto, avrà le curve vicine al campo, avrà uno spazio commerciale interno, insomma, la zona di Campo di Marte avrà un parcheggio a 3.000 posti nell'area ferroviaria di via Campo d'Arrigo, arriverà la tranvia a Rovezzano, credo che anche molti problemi della viabilità, di parcheggio che in questo momento alla zona saranno risolti con tutte queste nuove belle cose nuove. Certo. Quindi da presidente del quartiere 2 sono contento e orgoglioso, anche perché ho dibattuto per un periodo anche in solitaria con il consiglio di quartiere, sempre con me, maggioranza e opposizione, per restaurare il Franchi, non contro altri stadi, ma per avere uno stadio all'altezza ancora, perché avevo molta paura, molto timore che potesse accadere quello che è accaduto in altre città. Al Flaminio, per esempio, a Roma. Quindi io sono contento da fiorentino che Firenze continui ad avere un grandissimo stadio, senza poi nulla togliere alle ambizioni del presidente e alle idee del presidente. Capiremo meglio poi strada facendo. Però è giusto che Firenze abbia uno stadio all'altezza. Marco Ligresci, giusto due o tre messaggi, poi dobbiamo chiudere, siamo in conclusione. Ci scrivono sempre il protagonista e commisso, delle parole del presidente contro i giornalisti e noi tifosi cosa importa? La Fiorentina mica ha rischiato la B per le bugie di qualche giornalista, ci interessa il campo e finora si è visto solo mediocrità.
E invece sempre con Commisso, ci scrivono: Commisso comincia a ripetere troppo spesso la parola vendere, non vorrei che dietro le battute ci sia una verità velata. E beh, questo è un po' il termometro anche degli amici a casa, siamo a conclusione quasi anche della partita, poi ci sarà ovviamente il recupero, però in questo momento appunto siamo sempre sul vantaggio della Juventus sull'Atalanta. Allora, Fabio Ferri, grazie. A voi, è stato un piacere. Grazie per essere stato con noi, come a Fabio Incatasciato. Grazie a tutti. Ringrazio Michele Perguidi, presidente del quartiere 2 del calcio storico fiorentino. Ti aspettiamo insomma nuovamente quanto prima, come ringraziamo ovviamente, lo ritroveremo mercoledì, Giacomo Guerrini. Grazie Lucia, grazie a tutti. Come speriamo di ritrovare assolutamente, deve esserci il nostro Stefano Cecchi, che salutiamo, vi lasciamo, non mancate prossima settimana con Casa Viola. Una buona serata a tutti.